siamo qua in Val Madrera, dove abbiamo appena posteggiato la macchina, qui i posti sono davvero molto limitati. Oggi andremo a fare il Morregallo e saliremo per il canale Belasa. Eccoci qua, siamo arrivati ora alla sorgente. Come si può notare, appena si arriva trova subito il cartello che ci indica la strada per il canale. Adesso andiamo a fare il canale. Sono qua all'inizio del canale, come si può notare sono giù anche delle catenacce. Quindi ora si inizia a salire. Continuando a salire, arriviamo a un certo punto dove c'è una diramazione, sembra un bivio, che va qua a destra oppure va a sinistra. Se si presta un po' di attenzione, in fondo si vede un pallino rosso, quindi noi a un certo punto spieghiamo un po' a sinistra. Siamo qua all'uscita del canale, spieghiamo a sinistra, spieghiamo lungo il sentiero. Quindi andiamo dritti e lasciando la croce alle spalle si prosegue per un sentiero che inizia un po' a scendere. A un certo punto si troveranno le indicazioni, per la Val Madrera si può scegliere se seguire le indicazioni della via normale oppure rendere l'escursione un po' più divertente e chiudere l'anello passando per la bocchetta di San Brosera.